Prego, mi pare attenzione ai tempi, scusa, mi accorgo di da me. A qualcuno cade da sempre. Ah, compagni, come ha già detto qualcuno, questo è il quarto congresso del MIBIM e sicuramente sono numero sufficiente per fare un primo bilancio vero, perché è quasi una generazione. Ora, io li ho fatti tutti e quattro e ricordo bene che il primo fu un congresso dove ci si illudeva che si poteva gestire la precarietà. Eravamo presi in pacchetto 3, l'inizio della fine, ancora una volta lanciato dal centro-sinistra. Poi abbiamo avuto i congressi di mezzo, 2005-2010, dove la disputa era tempo determinato o tempo indeterminato, riconoscere una dignità ai lavoratori somministrati, atipici, oppure mobilitare l'immobilitabile per difesa del tempo indeterminato. E scusate se la metto così per terra, ma tempo quello che è. E oggi invece facciamo una discussione completamente diversa. Però questa discussione non è dettata da noi, è dettata dalla crisi del sistema capitalista, perché dal 2008 in poi tutto è cambiato, la nostra organizzazione ha perso una grande opportunità di discutere quello che stava succedendo nella crisi nel 2010, io ricordo ancora Epifani che per il congresso nazionale denunciando il blocco dei contratti dell'impiego pubblico, che era una cosa vergognosa, purtroppo l'ha caduto tra un mese, prenderà atto che quel contratto è ancora bloccato e che la nostra organizzazione è stata inadeguata. Ora, e questo conta molto anche sui lavoratori di cui parliamo noi, perché io credo che il problema centrale della nostra organizzazione è di non essere non solo adeguato, ma neanche consapevole di quello che realmente sta succedendo nella società. I patroni, imprenditori, per qualcuno, la borghesia di questo paese, come a livello internazionale, davanti alla crisi peggiore, sicuramente dal dopoguerra, probabilmente da tutto il 1900, ha deciso di scaricare la crisi sui lavoratori. E non solo scaricarla, ma anche riprendersi velocemente quel poco che era rimasto delle conquiste degli anni 70. Ecco, davanti a tutto ciò, noi vediamo che il patronato ha una strategia, che è quella della rispetta dei contratti, quella di pubblicare, quella di martellare sistematicamente ogni piega dei diritti dei lavoratori e scatenarsi anche sulle organizzazioni sindacali, tirandole a sé o tentando di marginarle. Ecco, io credo che noi siamo stati inadeguati, perché davanti a questo attacco senza precedenti, noi non ci abbiamo neanche provato a fare una resistenza vera. E io non credo che non firmare un accordo, quindi accettare il terreno tanto separato, per poi imparare a non fare niente per conquistarlo, sia una giustificazione per dire che ci abbiamo provato, quindi adesso bisogna tornare nel recinto della concertazione. La concertazione non esiste più da molto, ma i ministri del governo Renzi ce lo ricordano tutti i giorni. E quando noi parliamo di stabilità e di accelerazione di questa stabilità, io credo che quando parliamo di Renzi abbiamo proprio l'esatto esempio di che cosa significa questo. Renzi, ragioniamo sulle questioni centrali. Perché Renzi va al governo in questo momento? Hanno annunciato 3 candidati o 3 primi ministri nell'arco di meno di un anno. Ecco, io credo che Renzi sia stato messo su stessa missione della borghesia al governo prematuramente, perché la borghesia di questo paese ha un problema di autorità. In questo paese chi comanda non ha l'appoggio popolare. Renzi era la cosa che più si avvicinava a un minimo di appoggio popolare. Però se lo sono giocati subito, avrebbero fatto meglio giocarsi dopo un'elezione. E invece non si è potuto fare. Perché? Perché c'è necessità di correre come dei treni delle controriforme. E quella del contratto a tempo determinato non è altro che una piccola dimostrazione di questo. Ecco, io credo che se noi non partiamo da questo, non andiamo da nessuna parte, compagni, e continuiamo a perseverare in queste indipendenze. Perché dico questo? Dico questo perché fondamentalmente, sul tempo determinato, la nostra opposizione è stata estremamente pacata, estremamente morbida. Ci siamo lamentati, ne prendono atto
e poi vanno avanti. Settimana scorsa, a mezz'ora della nuziata, c'era il Bifano che ha detto: no, no, ma noi quello adesso vi chiediamo di sospenderlo perché intanto c'è il Jobac. E soprattutto del Jobac c'è il rinnovo a tempo indeterminato del contratto, dove però i primi 3 anni i diritti sono a salire. E qui penso che quella soluzione lì sia uguale, se non peggio, del contratto a tempo indeterminato come lo fa Renzi. Eppure noi ci consideriamo uno dei mani di questo partito. Io ho dei congressi nel Vaticano, e non soltanto lì, ho fatto congressi in tutte le categorie, ho dato una mano alla mia mozione, alla sua mozione, in tutte le categorie. E se c'è una cosa che ho registrato, dove i congressi si sono fatti, vera, una cosa che ho registrato concreta, è stata l'ostilità e la frustrazione dei lavoratori per la sudditanza della nostra organizzazione verso il PD. Noi dal PD abbiamo accettato di tutto, noi per il PD abbiamo fatto tutto. Il problema è che oggi la CGIL, al di là dei numeri del 97% di consenso al congresso, che si può discutere quanto vogliamo, ma il problema non è mio che vengo ridimensionato negli organismi, il problema è dei lavoratori, il problema è dell'organizzazione, che se ha il 97% all'interno delle sue stanze, questo non fa mobilitazioni, non fa presidi, non fa assemblee con i lavoratori, semplicemente ci si racconta una storia che non c'è. Allora il reale problema invece è proprio questo, quello che questa sfiducia sta sfiduciando ulteriormente i lavoratori della nostra organizzazione. E io credo quindi che se non si fa una svolta su questo, noi ce la possiamo raccontare, possiamo dircela quanto vogliamo, ma in verità questa organizzazione verrà toccata da una crisi verticale, come è stato fino a poco tempo fa per le organizzazioni di sinistra, che sappiamo che fine hanno fatto, considerando che io non considero il PD un partito di sinistra. Allora, compagni, io ve lo dico, quello che dico non ha niente a che vedere con la capacità dei nostri compagni di fare quello che possono fare, di vincolarsi tra leggi, leggine, accordi e mica accordi. Le difficoltà che ogni singolo compagno ha nei territori nel dare risposta all'LSU, piuttosto che al lavoratore del conserve, piuttosto che della mamma precaria che deve gestire famiglia e turni, c'è solo la torre di scatto di cappello ai compagni che fanno questo lavoro. Ma questi stessi compagni parlano, l'inerzia, l'indifferenza del gruppo dirigente che non si pone il problema che su questo tu puoi trovare la scappatoia, puoi fare la pulizia, ma in verità nel lungo periodo non risolvi niente. Perché come ha giustamente detto qualcuno ieri, Renzi non è il nuovo, Renzi è il vecchio che darà ancora parecchie bastonate sulla coppa di questa organizzazione. Allora o c'è una risposta vera, o noi verremo pagati un prezzo, ma se lo paghiamo noi, vi dico sinceramente, non me ne frega niente. Il problema è che quando il sindacato più importante di questo paese non riesce a dare risposte, quelli che pagano concretamente sono sempre soltanto i lavoratori. Allora, i compagni, chiudo con una questione. Io, come dicevo, non tolgo niente ai nostri compagni che nei territori si rompono il cervello, fanno i salti mortali per trovare il modo per risolvere questo piuttosto che l'altro problema, sapendo che non possono fare una voce grossa minacciare lo sciopero per una lotta proprio per la debolezza dei lavoratori che difendiamo. Però una cosa invece la so, che questa organizzazione avrebbe la riuscita a questo, che è quella di porsi il problema, come diceva qualche compagno prima, che o ci accontentiamo di fotografare la realtà, e secondo me è quello che purtroppo stiamo facendo, oppure ci poniamo il problema di costruire rapporti di forza. Io credo che i rapporti di forza non spettino soltanto alle categorie industriali o alle categorie dove i lavoratori hanno un contratto a tempo indeterminato, ancora per chissà quanto tempo, perché se passa già va, nel giro di 4 anni nessuno ha un contratto a tempo indeterminato come abbiamo conosciuto. Io credo che noi dovremmo porci anche delle rivendicazioni propagandistiche, sì, propagandistiche, perché anche la propaganda serve per avvicinare i lavoratori, e la propaganda diventa un programma di lotta che si sa conquistare settori importanti lavoratori. I nostri lavoratori quali sono? I precari, i più sfigati di questa società, quelli più sfruttati? Beh, sono la maggioranza dei lavoratori di questo paese, perché siamo al 41% di disoccupazione giovanile, siamo oltre al 13% di disoccupazione a livello nazionale. Siamo un paese dove c'ha centinaia di migliaia di esodati, siamo un paese dove le donne sono al 50% disoccupate, siamo un paese dove si firmano le dimissioni in bianco per chi rimane incinta. Allora, se noi cominciassimo a parlare di un salario minimo garantito,
che poi la volta dice questo salario serve per strapparli dal ricatto, per provare a strapparli dal ricatto, allora forse anche i nostri compagni che devono fare i salti mortali nei posti di lavoro per ottenere quel diritto che dovrebbe essere garantito, quel diritto che alla partita IVA finta non è riservato, forse avrebbero uno strumento in più per portare avanti questa lotta, perché non tutti i lavoratori sarebbero disposti ad accettare sempre e comunque il ricatto imposto da questo sistema. Ora compagni, io non ho fatto troppo lungo, mi scuso, però noi non stiamo andando verso la Germania, noi stiamo andando verso la Grecia, le prospettive economiche di questo paese vanno in quella direzione, e io penso che il compagno Claudio, che l'economia ne sa molto più di me, ho anche confermato questa cosa qui. E quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prepararci, essere consapevoli che l'accordo del 10 gennaio è una trappola contro proprio la CGIL, e noi ce la stiamo firmando da solo quella trappola. Che l'accordo sul tempo determinato, scegliere se invece preferire il tempo indeterminato con i diritti a scalare, è la stessa trappola per la CGIL. Allora noi, bilancio di 4 congressi riuniti, abbiamo visto la nostra organizzazione fare sistematicamente un passo indietro dietro l'altro in questi anni. Incominciamo a pensare in grande, incominciamo a pensare un'organizzazione che parte dalle indicazioni che veramente interessano i lavoratori, per poi sì rilanciare in questo paese la sfida per ricomporre la classe e poter passare dai rapporti di forza sfavorevoli a quelli favorevoli che spettano alla più grande organizzazione sindacale di questo paese, ma una delle più grandi a livello europeo. Grazie.